sia nella scelta dei mezzi allenanti che nella modulazione dei carichi. Quindi di conseguenza si può già iniziare a strutturare l'allenamento per cicli, un ciclo di carico, uno di scarico, oppure due di carico, uno di scarico. Se vogliamo rivederlo così, però solamente graficamente, se la colonna azzurra, se la colonna azzurra rappresenta l'addestramento e la colonna rossa l'allenamento, si passerà dai cadetti, che è predominante l'addestramento, all'allenamento, per poi passare progressivamente agli allievi, in cui cresce un po' di più l'allenamento e meno l'addestramento, però passando per i vari gradi. Non lo so se vi possa interessare qualcosa adesso attività scolastica. Vediamo se qualcuno c'è qui. Ma sono piccole indicazioni, quindi non è che il discorso di più, non è che oddio adesso ci dà il programma che dobbiamo fare. È così, un'indicazione che ci serve per capire che se noi siamo padroni di quelle nozioni che abbiamo visto prima, sicuramente avrò fatto di dare della gran confusione, però vi lascio del materiale, spero che piano piano avete modo di apprendere un po' di più, non quello che ho detto io. Così, ipotizziamo un po' cosa può succedere nella scuola. In effetti abbiamo saltato forse un passo, noi abbiamo parlato, si parla di microcicli, mesocicli, microcicli, non ne abbiamo parlato, poi vediamo che cosa vuol dire. Allora, quando si parla di macrociclo, ciclo grande, quindi che può comprendere un periodo più ampio, quale poi ci sarà un ciclo più piccolo che chiamiamo mesociclo, quindi mese, e poi un ciclo veramente più piccolo, il microciclo, che potrebbe essere quello settimanale. Quindi lo scatolone grande, in cui c'è un paio di scatoloni più piccoli e delle che sono più piccole, altre scatolette più piccole che sono settimane. Quindi noi abbiamo pensato la scuola, il primo grande ciclo, che può andare dal 1 novembre, che ne so, al 7 febbraio. Dici, perché abbiamo messo il 7 febbraio? Normalmente il periodo in cui là poi finiscono le gare di cross, più o meno il decimo anno, le date lasciamole perdere, le date per avere un'idea. In questo grande ciclo lo potremo dividere in due blocchi. Un primo ciclo che va dal 1 novembre alle vacanze di Natale, a dicembre. Poi c'è una fase in cui sono vacanze, è giusto di rimuovere, no? Per riprendere a gennaio, per arrivare l'altro mese poi a febbraio. Ecco, probabilmente avrò messo il 7 febbraio per dedicare con questo. Bene, nel primo mesociclo ci saranno, che sono due mesi, novembre e dicembre, dovrebbero starci 10 microcicli, cioè 10 settimane, per intendersi. Nel secondo ce ne entrano 4, però, così, è solo per essere indicativi. Poi c'è il secondo macrociclo, che è quello riservato alle gare in pista. Anche qui è ipotizzabile che vada da marzo a tutta aprile, che questo poi è il periodo in cui c'è l'attività su pista, perché vedete che adesso a maggio già non quelli che poi vanno a fare nelle eventuali finali. Anche qui due mesocicli, uno è di 4 settimane ciascuno. Adesso andiamo un pochettino, poco nello specifico, del primo ciclo di preparazione. Quindi abbiamo detto che si farà, è ipotizzabile, tre allenamenti alla settimana. Una volta mi ricordo che il gruppo sportivo si tornava tre volte. Adesso non so se chi sta nella scuola se c'è ancora il gruppo sportivo. Sì. Dipende da che poi con l'autonomia scolastica ogni scuola poi deciderà. Quindi diciamo, ho ipotizzato un ciclo di tre allenamenti alla settimana, tre pomeriggi che si ritorna a scuola a fare l'attività. Oppure un allenamento potrebbe essere l'ora e due ore di educazione fisica fatta la mattina. Il primo allenamento potrebbe essere formato, 15 minuti di corsa continua.
da 10 a 15 minuti di stretching. Pensiamo che stiamo parlando di ragazzini 13-14 anni all'inizio, quindi con diciamo con nessuna esperienza, perché quelli che poi ci vengono dalle società sportive sono avvantaggiati. Noi parliamo di iniziare con i giovani, con i neofiti, con chi noi abbiamo già individuato, quelli che potrebbero essere avere quelle caratteristiche giuste, leggerezza, corsa facile, voglia di fare, di impegnarsi. Quindi sì, poi possiamo passare a fare 4-5 salti lungo da ferro. Dici, perché salti lungo da ferro? È un modo di sviluppare un po' di forza. Poi dei rimbalzi tra gli ossali ribassi, famosa esercitazione a corpo libero per lo sviluppo della forza in modo veloce. Poi che ne so, fare 2-3 volte 5 minuti di corsa tra gli ostacoli in modo da abituarli a una certa destrezza, fare in modo di cambiare i posti, di non poter avere un'azione monocorde, ogni tanto fare un'azione esplosiva. Quindi anche in palestra, che ne so, abbiamo la panca, lo stracoletto, lo zaino di un amico, lo mettiamo per terra, guardate quando arriva dall'altro, perché saltare, tutte queste cose qua. E questa è una prima indicazione. Secondo elemento della settimana, i famosi 15 minuti, poi piano piano diventeranno 18, diventeranno 20, se sono bravi li portiamo pure a 20. I soliti 10 minuti di esercizi di mobilità articolare, che non guastano mai. E poi possiamo metterci in questa seduta un circuito estensivo. E ricordate il circuito estensivo? Tanti esercizi di non eccessivo impegno, continuativi. In questo caso, che ne so, 2-3 ripetizioni. E ogni ripetizione deve essere formata da, che ne so, 2-3 circuiti, 8 stazioni. Mettendo due stazioni per le gambe, due per le braccia, due per gli addominali, dorsali e glutei, naturalmente alternandoli, che ne so, faccio uno di gamba, uno di braccia, uno per gli addominali, uno per i dorsali, poi ne rifaccio uno e alla fine, fatto questo, rifacciamo 10 minuti di corsa. Oppure mettiamo pure l'alternativa, inserire esercizi diversi nelle varie stazioni e introdurre un breve tratto di corsa tra le stazioni. Vabbè, essendo che il circuito, ogni circuito potremmo anche fare una piccola variazione, cioè introdurla a quelle che poi avevamo chiamato circuito modificato. Al termine del circuito dice, vabbè, adesso ci mettiamo 300 metri di corsa, finito il circuito. Dico, non 300 per dire un paio. Oppure facciamo un giro di pista, se abbiamo la fortuna di fare l'allenamento in pista, fate il circuito, e già adesso tutti quanti finite facendo un giro di pista, poi si fa pausa, recupero e se ne può continuare. Terza indicazione, i famosi 15 minuti che poi sono diventati 20, 10 minuti stavolta si fanno le andature tecniche, che non abbiamo visto, però tutti sappiamo, skip, calciata, doppio impulso, chi più ne ha più ne mette. Poi si possono fare, stavolta si possono fare un po' di prove di velocità, si fanno delle prove di 40-50 metri, 60 metri, come? Invece di fare con i liberi, possiamo mettergli dei punti di riferimento. Adesso mi fate questo tratto tra questi punti di riferimento, come se li ho messi stretti in modo di abituare la frequenza, poi la successiva ve lo fate su quell'altra fila di birillini, di cinesini che vi ho messo, cercando di fare i passi più lunghi, quindi li abito anche ad avere questa dinamicità della corsa, frequenza ampiezza, oppure modificare che cosa fare, se mi so di esercitare la corsa 25 minuti in questo caso di corsa continua alternando, che ne so, 4 minuti il famoso le variazioni 4-5 minuti, 3 minuti di corsa lenta
che ne so, 30 secondi, 20 secondi, qua ci ho messo un minuto di cose veloci, potrebbe essere troppo per un che ne so, 30 secondi più veloce, poi ritornate a fare 3-4 minuti di corsa piana. E alla fine, che ne so, inserirci pure degli alunni. Cose che sono, ecco, fattibili. È un'idea. Cioè, l'idea deve essere quella di, non perché faccia il cross, deve fare soltanto allenamenti continui e basta. Deve fare altre cose, perché poi con l'assistente si acquisisce anche facendo tante volte queste cose. Questo è un esempio, quello era l'esempio dall'inizio. Poi ci avviciniamo, diciamo appena dopo le vacanze di Natale, ci avviciniamo alle gambe grosse, quindi dobbiamo fare qualcosina un pochettino, poco, che li introduce, per non proprio portarli completamente di giù. Quindi potremmo proporre che cosa? 10 minuti di riscaldamento, poi esercizi pre-attrici, poi fare 30 di corsa continua con gli ultimi 10 minuti in progressione. Cominciamo a diventare un pochettino poco più specifico l'allenamento. Nel senso, perché anche poi gli proponiamo non solo di 10 minuti un po' più forti, ma anche con un 500 finale forte, abituarli a finire forte. Quindi cominciamo quasi a sentire quel tipo di fatiche che probabilmente poi loro troveranno in gara. Poi si possono far fare degli alunni tecnici per curare la tecnica di corsa. Anche perché credo che si può ipotizzare che sia la situazione un'ora. Un'ora, probabilmente non di più. Secondo allenamento durante la settimana. Si fa un riscaldamento un po' più lungo, tipo pregare, quindi si fa correre, si fa fare dello stretching, dell'allungamento, si può fare qualche allungo. Tutto 20 minuti, come se si dovesse preparare per la gara, quindi già sanno che quando va a fare la gara deve fare quel tipo di attività, quindi l'abbiamo già istruito cosa fare. Poi che cosa gli si può proporre? Che ne so, due volte, tre volte, probabilmente troppo, 1000 metri, a quel ritmo che lui probabilmente poi riuscirà a fare in campestre. La campestre è 2,5 km normalmente. Quindi gli proponiamo un parziale di gara, quello che poi lui, cioè, guarda che tu in gara potresti più o meno fare questo, cominci un attimino a renderti conto cose che puoi fare. Naturalmente il recupero tra prova e l'altra è abbastanza ampio, perché sono giovanissimi, saranno 5-6 minuti. Infine, fatto questo, si può proporre anche un paio di distanze più brevi. Va bene, adesso avete fatto questo, facciamo un paio di prove un po' più brevi, un po' più veloci, che ne so, un paio di 200, di 300, un paio di 400, via dicendo. Sempre naturalmente, stavolta il ritmo, se prima il ritmo era quello che normalmente facevi in gara, questo qui sarà un po' più forte. Cioè, preparatevi eventualmente per un finale. Il terzo allenamento della settimana, 20 minuti di riscaldamento, si fa un po' di prova di velocità, quindi si fa due serie, tre forse non sarà troppo, di 3 volte 60, 4 volte 60, con un recupero di 3 minuti. Come vedete, i recuperi sono abbastanza ampie, però ricordiamo che sono degli studenti e speriamo futuri poi mezzocondisti. E alla fine si fanno 10 minuti di corsa, quindi abbiamo fatto un lavoro. Vi ricordate, nel primo allenamento ci abbiamo messo un lavoro continuativo, mezz'ora con la progressione, il 500 finale. Un allenamento ci abbiamo messo il ritmo di gara e un allenamento ci mettiamo un po' di velocità. Penso che sia la cosa che possa essere utile. Nel secondo macrociclo, che sarebbe quello che...